Goma, Congo orientale. Sono trascorsi pochi mesi dall'eruzione del vulcano Nyiragongo sulla città e sul lago Kivu. Era il 17 gennaio, un giorno come tanti altri. Colonne di fumo grigiastro si sono alzate ai piedi del vulcano, un risveglio di soprassalto. Il magma cresceva silenzioso come la talpa sotto la pelle di questo ventre ed è poi fuoriuscito alle porte della città da quattro diverse bocche. Il fuoco avanza, la gente è costretta a lasciare i villaggi e i quartieri della città, portando con sé tutto ciò che riesce a raccogliere in fretta, stuoie, fagotti, materassi. È un popolo abituato a resistere a tutto, ha detto un missionario, anche all'assurdo. C'è dignità e coraggio anche nella fuga. Ma nessuno può dimenticare quel giorno. Erano le 20 quando il magma, come una sfera infuocata, ha avvolto e sepolto la cattedrale. Poi la lunga notte è scesa sulla città. La gente di Goma lo chiama il generale. Il grande vulcano che sovrasta la città non si è ancora spento del tutto. La cronaca di quei terribili giorni è ormai diventata un ricordo, compresso da altri avvenimenti. Per quelle migliaia di persone in fuga, sulle alture o in Ruanda, non resta che la testimonianza dei protagonisti ritornati per ricominciare tutto da capo. Sono evidenti le tracce delle scosse di terremoto che si sono susseguite per molti giorni, come pure le cave ancora incandescenti da cui si è sprigionato il fuoco. Ai primi rientrati, Goma si è presentata come la nuova Pompei africana. Tutto completamente distrutto e ricoperto da una crosta che in certi punti è alta anche 4 metri. È come una colata di sangue nero, che si è coagulato soltanto in superficie. Adesso fa paura l'aria che si respira, impregnata di gas che ancora filtrano dal sottosuolo. Goma è ferita. Tutti sono stati colpiti, poveri e ricchi, vecchi e giovani, intellettuali e analfabeti. Goma è ferita, lo dice la lava che si è depositata su un terzo della città, distruggendone l'arteria principale. Il suo cuore economico, dove c'erano i magazzini del caffè e del cotone, le banche, le principali attività, le molte scuole, i depositi di aiuti umanitari, i negozi, alcune missioni, la cattedrale. Goma è ferita. La sua economia, già colpita dalla guerra di occupazione, è messa in ginocchio. Impressionante il cimitero dei camion che collegavano la città con le vallate e i centri commerciali dei paesi vicini. Eppure c'è anche chi ha il coraggio di sorridere e di cucinare fagioli sul fuoco della lava. Sulla spianata verso nord si ergono le due pareti triangolari della cattedrale, costruita a forma di tenda come segno del provvisorio. Oggi testimone della forza distruttrice del fuoco e della fragilità degli uomini.
Con la diocesi, la città ha perso la parrocchia storica della cattedrale, il centro di animazione per i giovani, il laboratorio farmaceutico, il centro nutrizionale Mungano, che in questi ultimi 20 anni ha assistito e accompagnato migliaia di bambini. Alcune casette, rimaste incolumi sull'altura, sono la base per organizzare l'emergenza. Dopo la catastrofe, la paura e il dolore, continua il rientro degli abitanti. Torna il silenzio, l'incertezza, la fatica di un quotidiano fatto di stenti. Sono circa 14.000 le famiglie che hanno perduto tutto. Intanto arrivano i primi soccorsi. La gente si è organizzata in un comitato per gli sfollati, per cercare il dialogo, non facile, con le autorità. La città, dal 1998, è controllata dalle autorità ruandesi e l'amministrazione locale è connivente con il regime di Kigali. Alcune organizzazioni hanno dovuto rinunciare a portare aiuti a causa dei pedaggi imposti. Altri invece hanno potuto operare. Oxfam organizza la distribuzione dell'acqua, il PAM il trasporto di viveri e forniture di ogni genere. La Caritas internazionale, che ha una radice nel territorio con la Caritas diocesana, ha curato l'organizzazione e la distribuzione di generi di prima necessità, cibo, coperte, vestiario, secchi. Grazie, dicono le mamme, continuate, Dio vi benedirà. È un aiuto importante, ma anche un modo per uscire dall'isolamento. Di fronte alle tante necessità, gli aiuti sono minimi. Tuttavia la voglia di vivere della gente fa strada all'aiuto reciproco tra le famiglie. Sono tanti gli esempi di condivisione, dal dividere la casa e il cibo all'aiuto per riaprire negozio o altre piccole attività produttive, alla rinascita delle bancarelle dove si scambiano, a seconda delle necessità, le poche cose rimaste. I Caterpillar lavorano per frantumare la lava e aprire le strade, ma il lavoro è tanto e la città, pietrificata, offre ancora uno spettacolo desolante. Difficile dire dove e come sarà ricostruita. I muri delle case sono crollati, ma la gente è già là. Come sciami d'api laboriose, vede tutti in fermento. Chi ripara, chi raccoglie, chi vende, chi cammina, chi costruisce. La scuola riprende. I campi degli sfollati sono pochi perché, dopo i primi giorni di scompiglio generale, molti hanno trovato ospitalità nei quartieri rimasti incolumi, presso famiglie amiche che hanno messo a disposizione una stuoia o un riparo in attesa di una soluzione migliore. Altri hanno costruito baracche con pezzi di lamiera contorte, recuperate dalle case distrutte. Rinasce il mercato, centro di vita della città, ricostruito con i resti delle lamiere bruciate. Ci si rivede dopo la paura, si progetta il domani,
ricomincia il miracolo della sopravvivenza. Riprendono, anche con mezzi di fortuna, i trasporti e le comunicazioni. Moto, ciucudù, biciclette di legno, guidati da giovani, riforniscono la città di verdura e frutta, trasportandole dai centri rurali. Più in là, a pochi passi, rinasce l'attività artigianale. Da ciò che si recupera si fabbricano pentole, padelle, lampade a petrolio, fornelli, oggetti di lavoro. Anche la Chiesa è presente nell'opera di ricostruzione, attenta soprattutto a ritessere i legami e la comunione tra le persone e i gruppi etnici diversi e a promuovere l'impegno per la pace in una realtà ferita da anni di guerra e di occupazione. È questo il motivo per cui, la Domenica delle Palme, il Vescovo ha subito un attentato che ha causato la morte di varie persone, tra cui un sacerdote che concelebrava con lui. Intanto anche le attività di Mungano sono riprese. Questa ulteriore prova ha rinsaldato il gruppo degli operatori nel loro impegno al servizio dei più poveri. Tutto ha ricominciato a funzionare, pur nella precarietà. La falegnameria per costruire i banchi delle scuole, le scuolette di apprendistato e alfabetizzazione, il centro nutrizionale per i bambini. Sono proprio questi bambini il segno che a Goma non è finita la speranza. Immersi nel grande dramma di questa regione che da anni soffre una guerra di cui ormai non si contano più le vittime, i loro occhi guardano avanti e sognano il futuro. La dignità e la responsabilità con cui la gente di Goma tenta di superare anche questa nuova catastrofe non può che essere l'inizio e la caparra di un tempo nuovo. Domani anche a Goma sarà la pace. Non può che essere così per un popolo che, nonostante tante avversità, continua a camminare, anche a piedi nudi, sulla lava ancora fumante.